Fighetti, volete anche voi vincere una skin, oppure un ballo, oppure un piccone? Bene, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video e nei commenti un commento inerente al video. Belli fighetti, qua è Sykes e sono tornato in questo nuovo video perché oggi vedremo 3 misteri di 3 skin che io non avevo mai scoperto su Fortnite. Magari qualcun altro avrà già scoperto, però non ho visto nessun video su YouTube Italia di questo genere. Ma come sempre, prima di iniziare ogni video ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e regà, seguitemi su Instagram perché c'è un contest in corso e il vincitore lo dirò su Instagram, quindi seguitemi tutti, Sykes_TM. Mi raccomando, perché solo lì dirò al vincitore, perché se lo dico su YouTube è un bordello. Ok raga, però prima di mostrarvi i misteri voglio solo parlarvi di una faccenda che mi è successa quando ho caricato il video, lo scorso video, della skin Cavaliere Nero, che facevo il contest, no, e regalavo lo skin del Cavaliere Nero, no? Mi è successa questa faccenda che mi avete detto in tanti che non era un hacker quello, era uno che usava le pietre, quella nuova, le pietre del cubo, quelle delle rune, no? E raga, io voglio rispondervi, sì, quelle pietre vi fanno diventare invisibili, sì, però quando tu utilizzi quelle pietre non puoi sparare, quindi tu con quelle pietre potevi solo andare dietro i nemici e poi togliere l'effetto della pietra e poi sparare, non potevi sparare con l'effetto. Capite questo, raga? Questo che sto cercando di dirvi, che quello era proprio o un hacker o un glitch. Più probabilmente un glitch, perché la Epic Games dopo un po' di tempo, dopo un'oretta da quella cosa, ha deciso di togliere le pietre saltarelline. E raga, questa è la faccenda per la quale è venuto l'avviso sotto nella lobby. Quando tu effettivamente volevi startare una partita, lì c'era l'avviso che le pietre sono state rimosse per un problema. E questo problema era proprio questo, che questi giocatori qua usavano questo glitch per uccidere gli altri illegalmente. Questa cosa non si può fare su Fortnite, perché ovviamente è contro la legge di Fortnite. E allora raga, questa è una piccola parentesi e iniziamo subito con il video. Ok raga, il primo mistero di quale parleremo oggi è della skin del pomodoro femmina. Sapete, quella che si sblocca nel pass battaglia stagione 6. Mi sembra la penultima skin che si sblocca nel pass battaglia. Ok raga, voi quella skin la vedrete come normale, no? Però c'è un particolare che sicuramente voi non avrete notato. Io sì raga, l'ho notato dopo un po' di tempo, però l'ho notato. Vedete raga, ok, questo qua è il pomodoro normalmente, no? Cosa che vedete di strano? Nulla, sicuri? Nulla, proprio nulla. Va bene, ve lo faccio notare io, no raga? Allora, sapete che ogni skin ha le ciglia, no? Ma lui, questa skin qua, al posto delle ciglia, c'ha delle forchette. Cioè, what the fuck? Perché delle forchette al posto delle ciglia? Capisco che sei un pomodoro e devi essere mangiato con la pizza, però non puoi avere delle forchette al posto delle ciglia. Cioè, non va bene questa cosa qua. Questo era il primo mistero, raga, che volevo dirvi, che poi non è tanto un mistero, è una curiosità che magari voi non sapevate su questa skin. Io ho preferito di fare questo video perché nessuno l'aveva portato su YouTube Italia, magari sì perché è una scemenza, però magari a qualcuno di voi potrà piacere questo video, io spero che piacerà a qualcuno di voi. Perché, raga, questa qua non è proprio una cosa così utile, cioè dopo che la sapete non vi cambia nulla, però a me piaceva portare questa idea qua originale e ho deciso di portarla. Ditemi nei commenti se ho fatto bene a portarla, io spero di sì e credo di sì. Ok raga, la seconda skin, il secondo mistero che vi parlo oggi è una skin che è uscita per la prima volta nella season 3, quindi una skin molto vecchia e molto 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 bella, che è l'agente segreta, la femmina. E il mistero di questa skin ve lo farò notare proprio adesso, raga. Cioè, pensate un attimo, qual è il mistero di questa skin? Guardate bene questa immagine che vi sto per mettere adesso. Vedete, raga? Io ho sempre pensato che quella lì fosse una bandana negli occhi. Invece no! Invece no! È fango! Cioè, non so cosa sia, non so se fango, però è qualcosa di sporco. Quindi io, per 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, ho sempre pensato che fosse un'altra cosa senza mai accorgermi. Sì, raga, sono stupido, lo so di essere stupido, non c'è bisogno che adesso mi state scrivendo nei commenti sei stupido, sei stupido, sei stupido. Sì, lo so già che sono stupido. Ok, raga, l'ultima skin e l'ultimo mistero che vi mostro in questo video è una skin che
è la versione diversa della calciatora femmina, calciatrice, scusate, non calciatora. Quella là bionda, non so se voi avete presente adesso, quella con i capelli corti, bionda, molto carina, non so se avete presente adesso. E qual è la seconda parte? Che ci sono solo due versioni di questa skin, e una è quella là che vi ho detto adesso, la calciatrice, e l'altra, pensate un attimo, vi do 5 secondi per pensare qual è la skin, l'altra skin, sempre con quella donna, però con un altro costume. Pensate un attimo, dai, 5 secondi, 1, 2, 3. 4, 5. Non avete ancora indovinato? Ve lo mostra Sykes, regà. Allora, regà, l'altra skin è questa. Non lo sapevi, adesso stai dicendo: no, ma è vero! Ma non lo sapevi, Vedi che non lo sapevi, vedi che conto di. Ok, regà, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e come sempre, noi ci becchiamo in prossimo. Thank you.